La stiamo organizzando, è una conferenza stampa del sindaco di Napoli, del comune, stiamo organizzando gli interventi, sarà una cosa molto istituzionale, quindi non è altro che questo, perché vogliamo portare nel cuore di Roma l'indignazione non solo di Napoli ma di tantissime altre realtà d'Italia che non sono contro le autonomie, quindi rispettano il voto popolare dei Lombardi e dei Veneti, ma credo che sia venuto il momento, almeno se questo è un governo d'Italia e non è un governo solo di una parte del nostro paese, di lavorare su tutte le autonomie. Se veramente si vuole dare forza al popolo, vengono innanzitutto le autonomie territoriali di maggiore prossimità, date autonomia alle città, ed è per questo che un po' di tempo fa, con un'intuizione importante, facemmo il manifesto Napoli città autonoma. Napoli è pronta a lanciare la sfida. Napoli vuole essere città autonoma, così come credo si deve ragionare su un'autonomia rafforzata delle altre città e delle altre regioni. Andare invece solamente a rinforzare due regioni, che tra l'altro già sono ben più ricche rispetto ad altre, si va a rompere l'unità nazionale, si alimentano le discriminazioni, si fa un'ingiustizia clamorosa e non si sostengono le attività di emancipazione dal basso che sono in atto da tempo nel nostro paese. Basta vedere la manovra di bilancio approvata da governo e Parlamento, che ancora una volta penalizza chi maggiormente soffre e aiuta chi maggiormente sta bene. Spiace che questo disegno di legge, a quanto pare, porterà un consenso unanime non solo della Lega, che nel nord ha costruito gran parte del suo consenso, ma anche del Movimento 5 Stelle, che ci saremmo aspettati un movimento che, visto che si vogliono chiamare del cambiamento, il primo cambiamento è quello di contrastare le diseconomie, le disuguaglianze e le ingiustizie del nostro paese. Invece con questo disegno di legge le ingiustizie saranno ancora più clamorose, ma io credo che metteremo in campo una mobilitazione senza precedenti a difesa delle autonomie, per costruire un'Italia unita e coesa che valorizza tutte le autonomie e tutte le differenze, non solo qualcuna a discapito delle altre.